Bentornati Focacciotti, benvenuti su questo nuovo episodio di God of War. Io sono Lelimit e alla fine sì, ho deciso di non potenziare nessun'arma, nessun'ascia. Non ce l'abbiamo la fiamma ghiacciata, non ce l'abbiamo la fiamma ghiacciata, ma ho deciso di andare avanti nell'episodio e vedere cosa ci aspetta, perché io non vedo l'ora di finire questa missione, di arrivare fino alla montagna, cosa che è tanto, tanto tempo. Ah, ma ci sono arrivato. Oh. Ok, Ora quindi capisco mo perché giochiamo a mamma buio. voleva essere portata qui. Già. Perché ci sono solo cose belle. Allora, come al solito dobbiamo distruggere tutto. Andiamo ecco a vedere Lo qui saprai cosa c'è. subito che la celovia è bloccata da queste radici. Ne dubito. Come potrà farla funzionare? Non mi importa. Non lo so neanch'io. Boh, però ho guadagnato un po' di cose. Qui ci sono sempre casse. Niente. Non ne ho la più pallida idea. Ma delle radici che ci stanno? No, vabbè, noi dobbiamo trovare un modo per queste radici. Qui da dove sono entrato? Sì. La vita ce l'ho. Ce l'ho, vero? La vita ce l'ho, lasciamola. Lì c'è una cassa. Qua in alto che c'è? Niente, non c'è decisamente niente. Possiamo passare avanti. Lasciamo sempre trabocchetti qua in mezzo, quindi mo non so. Ma abbiamo completato la missione? Quello è fumo. Sì, e ti dirò, non mi piace. E ti dirò, ci sono un po' troppe rovi che mi bloccano le casse, per giunta. E questo? Ci sono altre cose segrete che io dovrei sapere? Sempre quelle rocce rosse, poi vedo un altro. Che è sto fumo? Ok, sta andando da solo, è un filmato, ragazzi. Non vi Fermati, agitate. ragazzo. Sì, è No, perfetto. questo cos'è? Non lo so. Cerchiamo un'altra strada. La strega. Magari fosse qui. Forse potrebbe aiutarci. La mia magia è inefficace contro l'alito nero e non c'è modo di aggirarlo. E tutto questo grazie a Odino. E Che ci questa? fai qui? Mi assicuro che arriviate sani e salvi. E perché solo adesso? Ero impegnata a salvare il mio amico. Te lo ricordi? Ebbene, sì. L'alito nero è una magia così malvagia che neanche io riesco a fugarla. Solo la pura luce di Alfheim è tanto forte da aprire un varco. La strada è lunga. È importante che proseguiate. Importantissimo. Seguitemi. Dai, ogni Perché ci volta. aiuti? Forse in voi c'è qualcosa di me più di quanto io ammetta. Forse aiutare voi è un modo per rimediare a una vita di sbagli. Che diavolo hai fatto, sì, eh? O forse voi mi piacete. Anche se abbiamo ferito il tuo amico. Anche se avete ferito il mio amico, sì. Dove dobbiamo andare? In un regno al di là del vostro. Cioè? Io sono venuto qua per la montagna per posare le ceneri, non vorrei dirgli niente. Abbiamo finito la strada per la Andiamo in un altro montagna. regno. Tu vieni con noi. Solo per un po'. Solo per un po'. In che senso? Cioè, Kratos si... Cioè, io me... Non lo so. Forse lei sa togliere le radici. Magari uno mi potrebbe aiutare nel toglierle tutte. Sarebbe un'idea Useremo questo. folosa. Greida. No, Sindri dice che è rotta. Sindri? Il nano ai piedi di questa collina. Prima la stava aggiustando. Non c'era nessuno quando sono passata. Forse ha finito. I nani sono molto ingegnosi. E irritanti, considerando quei due. Vero. E questa? Eh? C'erano Prova con soldi. quella. Ma perché lo devo fare io? Ci pensa il ragazzo? Io cioè ho Là, partorito per quel momento. vedi? No, non vedo niente. Oh, però. Mi riporta giù? Oh! Passando a Il tempio di potenziarla l'arma. Tyr è al centro del lago. Da qui si arriva fino ad Alfheim. Fortunatamente non è più sott'acqua. Perché quell'essere nel lago? Nessuno lo sa. È comparso dal nulla.
Poco dopo, Thor attaccò e la loro battaglia scosse tutti i regni. Alla fine non prevalse nessuno e Thor tornò da Odino a mani vuote. Il serpente rimase e divenne così grande da cingere tutto Midgard. Visto, l'avevo detto. Da quel giorno si odiano. Sono destinati a uccidersi durante il Ragnarok. Tu credi in Ragnarok? Vorrei non crederci, sai. Il problema è quando arriva Ragnarok. Ma lì non c'era... Sì, va bene, non ci importa. Lato positivo è che noi adesso possiamo andare a potenziare del mondo. Lascia. Davvero? Sta esagerando. Sono bravo con le lingue, anche con quelle che non conosco. Ma quando parla lui, non capisco niente. Nessuno può capirlo. Parla una lingua morta. Oh. Ma sì? Si sentirà solo. Che c'è? Vabbè, tanto se non parli io ne approfitto per andare dal nano, che non c'è. Che vuoi che faccia? Apro. E sono i bracciali che sono stretti, quindi non espandono bene i miei muscoli. Fate attenzione, seguitemi. Sicura? Siamo già entrati qui e non c'è modo di tornare indietro. Pensavo che l'avesse aperto di tutto. Ti faccio vedere una cosa. Che cosa mi vuol far vedere? Stai guardando? No. Gli Ostar. Cosa? Architettura elfica. La corda è stata immersa nella luce di Alfheim e ora può risvegliare la magia degli elfi. Aspetta, non è che sparirà, vero? Non finché la luce splenderà. Da questa parte. Che figata. Te la concedo. Che genere di magia è? È Vanir. Di Vanheim. La conosci? Ne ho sentito parlare. Mamma mia. Guarda mi ha questa come detto se la intendono. Vanir, solo che sono sempre in guerra con gli Aesir. Rispetto a Odino e Thor, immagino loro siano i buoni. Non ci sono dei buoni, ragazzo. Te l'ho già detto. E lui ne sa qualcosa. Questo l'avevo già aperto, no? Senti un po', tu che non stai a fa' una ceppa, va? Sono non vorrei di Muspelheim, regno del fuoco. Non è posto per bambini, anche se coraggiosi. Cioè, ma vorresti dire che sono brutali? Oh, passato, appena passato. E questo? È la lingua di Niflheim, terra di ghiaccio e bruma. E di nani dispettosi. Quindi dice che sarà molto brutale qualcosa. E ma se guardo in alto trovo... Niente. Trovo niente. Va bene, dai, te lo concedo, possiamo andare. Intanto butto lo sguardo a destra, a sinistra, perché devo vedere i minuti che sto registrando, mi intendo. Dove stiamo qua? Ah, sul ponte. Eretto con l'aiuto dei giganti. Il grande Tyr lo usava per viaggiare nei nove regni, per mantenerli in pace. Non sembra ci sia molta pace qui. Ovunque andiamo siamo attaccati, soprattutto da cose morte. I morti viventi sono sempre... Sono un attimo concentrato. Prima strade e sentieri erano pieni di gente. Ora sono tutti nascosti o fuggiti. Tranne i selvaggi, che riescono a sopravvivere in questo mondo. Sai che mi ricorda? Il ponte lì degli Avengers, no? Quando c'è la battaglia tra Odino, che si vede. Gira a destra alla fine di queste scale. A destra? Ok, andiamo. Spostati, bimbo, spostati! Ehi, un altro cristallo di luce. Aspettami mentre risveglio la luce. Li osta. Funziona! Che facciamo esattamente? Passare. Ripariamo le cose. Inizia a sollevare quell'asse. Quale asse? Dove sta? Tu che mi... Ecco, quest'asse. Probabilmente dobbiamo rendere a nuovo questa cosa. Ora rimetto. Ah, qui Stefano sarebbe d'aiuto. Ora già con il premere ruota sul Ah, guarda quanto devo premere, Ste! Perfetto. Ora spingi il ponte sul binario. Quale binario? Usa L per allineare il ponte. Wow, tutto il ponte sta girando. Come fa tutto il ponte a girare su se stesso? Caspita, sei proprio forte. Ma io? Lo so. Il ponte raggiungerà la posizione originaria. Sei cosa? No. È sempre stato molto forte.
Vai a spiegare perché, Allora, i morti, sai, quattro sappiamo che c'è chi li chiama una vita. Tenebra. Ma cosa sono? Sono povere anime tormentate a cui è negato giudizio e pace. Come? La magia Vanir può rianimare i morti? In passato sì, ma questa non è magia. Questa piaga dei non morti è il sintomo di un mondo squilibrato. Ah, perfetto. Qualcuno o qualcosa ha interferito con forze potenti. Questo lo so per certo. Dai, è finita. Hai smesso di fare lo Così è schiavo, perfetto. Kratos. Torna su, siamo pronti ora. Come spostati, bimbo. Maledetto. Io Incredibile. vado dalla signora. Ti sei fatto male? No, non mi No. sono fatto male. Ci ho preso le Oltre queste botte. porte. Quindi il Tempio di Tyr è stato costruito dai giganti o dagli elfi? Tutte le Tutte e razze due. hanno contribuito. È stato l'ultimo atto di cooperazione tra i regni prima che la pace svanisse per sempre. Bello. Bello per davvero. Tanto mi arrivano messaggi. Lasciamo passare prima donne e bambini, poi io. Mi guardo intorno. Posso usare l'ascia, ma non ne avrò bisogno, credo. Bello, bello per davvero. Oh, questa sì. Oh, c'è un nano. C'era un nano. Dove sono finito tutti? Ah, questo è il portone che deve. Liosta, la tua corda non brilla più. Il suo potere è esaurito. Qualche scintilla di magia era rimasta, ma noi le abbiamo usate. Me l'avresti intenzione di insegnare? Dammi l'arco. Va, fammi vedere. Fammi da figata. Ricorda, reclamando la luce di Alfheim, infonderai alla corda il suo potere. Che figata! Anch'io voglio studiare magia. Parli come se non venissi con noi. Ci proverò, ma sono state prese misure per confinarmi a Midgard. Questo è il Perché? motivo. Agli dèi non importa di me. Hai fatto qualcosa di cattivo? Cosa È c'è dietro questo? questa porta? È così buio. Questo tempio è rimasto dormiente sott'acqua per quasi 150 inverni. Basterà la luce del Bifrost a ridestarlo. Aria scoperta. Sala del. Ci sta una porta che non ti si chiude dietro? Villaggio tra i regni. O ci pensa lei? Ah, scusate il rumore. Chiusa la finestra sperando non ci fosse nessun altro. Invece passano cose. Vai, Queste radici metti il non sono Bifrost. opera tua. Non lo sono. Le radici appartengono al grande albero del mondo e consentono di viaggiare tra i regni. La fa figata. Oh, la Come faccio io. funziona? Serve questo, un Bifrost, per compiere viaggi tra i regni. Cattura, conserva e trasferisce la luce di Alfheim. Ma te Metti guarda. il Bifrost là. Va, metti il Bifrost. E ora? Aspetta un attimo. Al tempio serve tempo per svegliarsi dal lungo sonno. E intanto È da questa faccio sala, shopping e a solo da Dalrano. questa sala, che potrete viaggiare da un regno all'altro. E Quello allo che stesso vedete tempo. rappresenta il tempio in cui ci troviamo, oltre alle torri dei regni che circondano il lago dei Nove. Tutti i regni esistono nello stesso spazio fisico, riflettendosi l'un l'altro. Queste porte, le torri all'esterno e i nove regni sono tutti intrecciati e coesistono sui rami dell'albero del mondo, Che separati figata. solo dalla luce di Alfheim del Bifrost. Questo posto concentra e controlla quella luce. È l'albero del mondo. Solo una rappresentazione artistica. No, l'Yggdrasil è molto più di tutto questo. L'albero del mondo è legato al destino del mondo. E noi siamo legati adesso. L'albero nutre il nostro terreno. La rugiada delle sue foglie alimenta le nostre valli e i nostri fiumi. È l'albero a sostenere tutto il creato tramite i suoi grossi rami. La sua energia vitale permea le trame della vita. Nascere, vivere, morire, rinascere.
ogni singola maglia al di là del tempo e dello spazio. Tutto riconduce all'albero. Ecco. Bello. È così che funziona. Immagino volessi una risposta più semplice. No. Sì. Bene. Il ponte regno che avete disponibile. Spinto fuori adesso porta al regno di Vanheim. Ora invece girate la ruota verso la nostra nuova destinazione, Alfheim. Come a giro? Ma questa fa muovere il ponte là fuori. Regno non disponibile. Sì, la ruota fa girare il ponte e questo si allinea con le torri dei diversi regni nel lago là fuori. Aspetta, non c'è torri in questo. Per questo è impossibile arrivare a Jotunheim. Senza una torre dove bloccare il ponte, la sequenza non inizia. Quindi devo andare a prendere i ponti. Ogni regno ha una runa del viaggio che sblocca il ponte. Io ti sto dando quella per Alfheim. Ora puoi fissare la tua destinazione. Possiamo andare ad Alfheim. Siamo pronti. Ricordatevi il Bifrost. Meglio che non lo perdiate. Ora il ponte del viaggio si allineerà e si aprirà il regno tra i regni. No, dove mi butti? È questo, sì. Ce ne stanno altri. Vedi quel grande cristallo? Ogni regno ne possiede uno che concentra e amplifica il potere del Bifrost e apre il ponte verso quel regno. Per questo si può viaggiare tra i regni solo da questa sala. Come mai dal lago manca la torre di Uri? La torre di Jotunheim scomparve da tutti i regni oltre 100 inverni fa, quando i giganti sparirono da Midgard. Dove andò a finire e come la spostarono rimane un mistero. Bam! Come c'è di... Siamo ancora qui. Seguitemi. Ma guardate che figata! Il viaggio l'ha esaurito. Per tornare va rigenerato con la luce di Alfheim. E come la prendo? Qualcuno con la tua abilità non avrà problemi a tornare a Midgard. E riusciremo a scacciare quell'alito nero? Se cattureremo la luce di Alfheim, sì. Apriamo. E dopo finiamo l'episodio perché sta durando lungo, è lungo. Arriviamo dove dovevamo arrivare, dai. Ve lo concedo. Oh, che figata. Dov'è il nano? Il nano? E c'è il nano! Fammi vedere. Che trovo? Qua. Un altro mondo proprio. Benvenuti ad Alfheim, signori. E adesso vedrete... La luce? La luce. Oh, ci ho frazzeccato! Qualcosa non va. La vedi quella colonna di luce? Si trova al centro del tempio ad anelli. Quello che ci serve è laggiù. No. No, no. Che è successo? No, maledizione! Che ti succede? Per ripristinare la magia del Bifrost, devi entrare nella luce. Sta bene attento, non farti prendere. Che diavolo è successo? Non è morta. No, no, non credo. Improbabile. Andiamo. No, sta buono, tu devi potenziare l'arma. Sta buono. 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 Area scoperta. Ponte di Tyr. Non toccare niente. Atreus, sta buono e resta vicino. Ragazzi, noi ci vediamo nel prossimo episodio. Spero che vi sia piaciuto il video e... Bye!